è la festa che volevamo fare, una festa che seguisse il corso della tradizione ma che portasse anche qualche innovazione, soprattutto una festa che fosse dedicata al cuore vero della manifestazione, che sin dalle origini è quella della sfilata delle barche allegoriche. Abbiamo investito nelle barche allegoriche e credo che lo spettacolo che il 26 si è visto a mare ci abbia dato ragione. Quattro bellissime barche, tant'è vero che era anche molto difficile scegliere quale fosse la barca più bella. Questo spiega anche, voglio dire, una discrepanza tra quella che è il giudizio della giuria popolare, diciamo così, e quello della giuria tecnica, che era composta comunque da personalità di altissimo livello. Quello che ho raccolto come impressione da parte della gente, da parte del pubblico, è che lo spettacolo dei fuochi è piaciuto tantissimo. È stato uno spettacolo emozionante, suggestivo, uno spettacolo che raccontava i luoghi e che emozionava chi era nella baia di Carta Romana, perché noi la festa l'abbiamo pensata soprattutto per chi è nella baia, per chi viene a vedere la festa, voglio dire, non per chi spia dalla finestra o dal balcone. Quindi chi era nella baia ha visto dei fuochi suggestivi, come è giusto che fosse. Il problema dei fuochi è un problema serio. Il budget della festa è di 104.000 euro, abbiamo investito soprattutto nelle barche allegoriche, come giusto che fosse. Abbiamo investito il budget giusto di 25.000 euro per i fuochi, che non sono tantissimi come budget, non è un budget corposo rispetto a quello degli altri anni. Ci sono anche problemi di tipo normativo. Io invito chiunque ad andare in capitaneria a leggersi l'ordinanza. Le regole sono cambiate, è bene che la gente lo sappia. È vero che in altri posti si spara, è vero pure che gli altri posti non sono la festa di Sant'Anna con migliaia e migliaia di barche che coprono tutta la baia. Quindi abbiamo fatto una scelta, mi sono assunto la paternità artistica di questa scelta, non perché non mi piacciono i fuochi artificiali, assolutamente, anzi ho modo di vedere, di sentire i fuochi artificiali tutti i giorni a Ischia, però penso che la festa di Sant'Anna, che è la festa nella quale i fuochi sono sempre stati i più belli, erano i più belli in assoluto, la festa di Sant'Anna meritasse dei fuochi degni dello spettacolo della festa importante.